Xiaomi 8, Pocophone F1 e tanti altri smartphone di Xiaomi sono davvero dei best buy a volte, grazie al loro altissimo rapporto qualità-prezzo. Ma tutti gli smartphone di Xiaomi con il notch hanno un difetto in comune, ovvero le notifiche, che spesso nella status bar non vengono visualizzate a parte l'orologio. Con questo tutorial andiamo a scoprire subito come poter avere le notifiche sul vostro notch per Xiaomi 8, Pocophone F1 e anche per gli altri smartphone Xiaomi. Il problema, come vedete, è questo qui, ovvero che spesso in alto a sinistra c'è soltanto l'orologio che viene visualizzato, così come sulla maggior parte degli smartphone Xiaomi. Noi andremo a vedere 5 metodi per poter andare a sopperire a questo problema. Alcuni hanno bisogno di modifiche importanti, come lo sblocco del bootloader, però ce ne sono anche alcuni che non richiedono assolutamente una conoscenza tecnica dello smartphone o comunque problemi che possiamo avere per quanto riguarda operazioni un po' più complicate, magari non alla portata di tutti gli utenti che non siano smanettoni. Il primo metodo che voglio farvi vedere però è proprio quello là per gli smanettoni, perché prevede lo sblocco del bootloader. Per fare questo, e questo metodo vale principalmente per gli smartphone, tutti gli smartphone Xiaomi e anche e soprattutto per il Pocophone F1 e lo Xiaomi 8, che sono disponibili con la Global Beta 10 e che quindi possiamo usufruire, una delle ultime novità, il fatto che il notch sia stato implementato con delle notifiche a scomparsa. Queste notifiche vengono visualizzate nella barra qui in alto a sinistra, ma soltanto per pochi secondi quando sblocchiamo il telefono o alla ricezione delle stesse. Come potete vedere, qui in alto vengono visualizzate le notifiche, ma solo per pochi secondi prima di ritornare all'orologio. E questa purtroppo è una caratteristica proprio inserita all'interno dell'ultima Global Beta 10. E quindi sono due strade: sbloccare il bootloader Xiaomi, come abbiamo già fatto vedere. Vi metto il link qui sopra la scheda per andare a vedere come sbloccare il bootloader Xiaomi, che comunque non è un'operazione complicata. E potete sbloccare sia il bootloader del Pocophone F1 o dello Xiaomi 8 e poi dopo continuare con questa guida. Innanzitutto dobbiamo andare, se vogliamo decidere di scaricare la Xiaomi.eu, che è una ROM che praticamente possiamo andare a scaricare, che fa un po' un compendio di quelle che sono le migliori feature della Global Dev di Xiaomi e che però sono messe in un formato molto più fruibile, con tante lingue a disposizione. È un progetto amatoriale, non è un progetto ufficiale di Xiaomi, ma comunque una ROM spesso affidabile che utilizzo sui telefoni Xiaomi. Andiamo sul sito del Xiaomi.eu, che è Xiaomi.eu, e quando andremo nella schermata qui dobbiamo andare nella sezione MIUI ROM Downloads. All'interno vedremo che c'è la MIUI 10, che per alcuni telefoni è basata sulla versione Android 8.1, alcuni sulla 9.0. Come vedete qui dalla lista, per il Pocophone F1 è disponibile solo la versione Android 8.1, mentre per lo Mi 8 c'è già Android Pie a disposizione. Questa è la Weekly, che è quella più aggiornata, è l'unica disponibile per il Pocophone F1. Ci sono anche ROM per tantissimi altri telefoni, come vedete il 6A, il Mi Pad 4, il Redmi Note 4, Redmi Note 5 e via dicendo. Basta andare sul link per il download della ROM Weekly, scaricarlo per il proprio formato, dovete ricordarvi praticamente il codice, ma anche se molto esplicativo, scaricarlo e avrete a disposizione la Xiaomi.eu da poter scaricare e flashare attraverso la recovery TWRP, quindi un file zip da poter flashare attraverso la recovery per avere una ROM perfettamente funzionante. Io non ho trovato bug seri, magari qualche chiusura dell'applicazione inaspettata, ma niente di preoccupante. Funziona davvero tutto, non c'è nessun tipo di problema, almeno per il mio utilizzo standard. L'ho provata per circa una settimana sul Pocophone F1. Per il resto, questo è il primo metodo. Il secondo metodo invece è scaricare la Global Beta direttamente da Xiaomi. Anche per questo c'è bisogno di sbloccare il bootloader, bisogna flashare sempre un file zip da recovery TWRP. Vi metto qui sotto sempre il link in descrizione per tutti questi download, così che potete decidere quale utilizzare. Qui in questo caso andiamo a prendere direttamente dal sito di XDA il link per la MIUI 10 8.9.18 full in questo caso, e quindi non l'update OTA, e andiamo a flashare attraverso la recovery TWRP. Vi raccomando, solitamente quando flashiamo una ROM rispetto a un'altra, raccomando sempre prima di fare un format data direttamente dalla recovery, in maniera tale da non avere alcun tipo di problema. Bene, ora che abbiamo detto come flashare due ROM e sempre comunque sbloccando il bootloader, vi dico un altro metodo. Sono disponibili infatti due mod che possiamo utilizzare sempre sbloccando il bootloader e sempre flashando dalla recovery TWRP per sopperire a questo problema. Quindi con qualsiasi ROM,
quindi Xiaomi.eu, oppure la Global Stable, oppure la Global Dev, oppure la Beta, qualsiasi esse siano, possiamo utilizzare il mod di Falkrov oppure il mod Center Clock Mod. Sono due mod che fanno esattamente la stessa cosa, cioè abilitano sempre le icone qui in alto a sinistra, ma permanenti, quindi non è come il comportamento della Global Dev oppure della Xiaomi.eu che rimangono solo per 5 secondi, queste abilitano praticamente le notifiche sempre. Una cosa da segnalare, quando andrete nel link di Falkrov che qui vi posto e che potete vedere sulla pagina di XDA Developers, qui dice tra le istruzioni di flashare appunto questo file nella recovery TWRP e poi di abilitare attraverso un comando ATB che potete trovare sempre nella guida di come sbloccare il bootloader Xiaomi, come utilizzare i comandi ADB o anche qui sul sito di Chimerevo, lo metto sempre qui sotto in descrizione, di flashare il comando ADB shell settings put system status bar notification icon 1. Questa operazione io non l'ho dovuta fare, quindi il risultato potrebbe variare a seconda della versione, io ho semplicemente installato il file zip e ha funzionato perfettamente. Stessa cosa per la Center Clock Mod, ovvero un file zip che bisogna andare semplicemente ad installare e che praticamente abilita la stessa cosa con un diverso format però. C'è anche l'orologio che viene posto in alto rispetto alle notifiche, vi lascio sempre qui sotto il link in descrizione, da flashare nella recovery per avere sempre le notifiche permanenti in alto a sinistra. Ultimo metodo che è quello più costoso perché bisogna comprare un programma a pagamento per poter usufruire di questa mod, ma che comunque ha il vantaggio, non da poco, di potersi utilizzato su qualsiasi smartphone semplicemente senza dover andare a sbloccare il bootloader, avere i permessi di root e quant'altro. Dovremo andare sul Play Store e scaricare KLWP, ovvero Custom Live Wallpaper, un programma che abbiamo già indicato per la nostra guida nelle personalizzazioni, vi metto qui sopra sempre il link in descrizione per poter sapere come utilizzarlo. Una volta che abbiamo scaricato Custom Live Wallpaper dovremo acquistare la chiave Pro che costa 3,99€ sul Play Store e poi scaricare un pacchetto APK che è praticamente un salvaschermo che però è realizzato ad hoc per mostrare tutte le notifiche qui sopra sul notch o anche nella status bar. Come potete vedere anche dal link qui in descrizione, infatti sono ben 7 modalità con cui possiamo attivare le nostre notifiche e questa mod, nonostante funzioni per Xiaomi Mi 8 e Pocophone F1, probabilmente funziona anche per tutti gli altri smartphone Xiaomi che sono dotati di notch. Ovviamente i risultati possono cambiare perché la dimensione del notch può essere differente, come ad esempio ho trovato quella dello Xiaomi Redmi Note 6 Pro davvero ingombrante anche rispetto al Pocophone F1. Quindi possiamo utilizzarlo, i nostri risultati varieranno, ma se sapete utilizzare Custom Live Wallpaper potete modificare a vostro piacimento ogni singolo dettaglio. Ovviamente la mod principale consiste nel visualizzare notifiche in alto a sinistra. Piccolo appunto su questa mod per Custom Live Wallpaper, ho notato che quando avvengono multiple notifiche da una stessa applicazione esse vengono ripetute, come ad esempio ritrovare 20 messaggi su Telegram, vengono visualizzate 4-5 notifiche diverse a seconda dei gruppi per cui ho abilitato una notifica all'interno dell'applicazione. Stessa cosa per WhatsApp, quindi notifiche ripetute e non singole, non so se sia un bug della mia versione perché provata sul software di Xiaomi, della Xiaomi.eu, però se la segnalo comunque, quindi il risultato finale potrebbe variare. Bene, con questi accorgimenti, sia che siate gli utenti smanettoni, abbiate la possibilità di sbloccare il bootloader e quindi andare a introdurre una ROM nuova come la Xiaomi.eu oppure la Global Dev, o in generale scaricare i mod di Falkrov e il Super Clock Mod per andare a modificare il vostro telefono, potete sempre sopperire alla mancanza di notifiche, almeno temporanea, sulle ROM non ancora stable e quindi non ancora ufficialmente rilasciato un aggiornamento per questi telefoni. Mentre se avete già acquistato Custom Live Wallpaper e avete la chiave Pro, oppure siete interessati comunque alla personalizzazione, seguite la nostra guida rubrica per la personalizzazione e volete comunque avere questo mod super notch che si presta comunque all'uso nonostante non sia efficace come le altre modalità con cui vi ho spiegato come poter avere le notifiche, beh, potete farlo, la scelta è vostra. Se vi è piaciuta questa guida mettete un bel like, continuate a seguirci sul canale, abilitate la campanella per le notifiche lì vicino al pulsante subscribe. Io sono Giuseppe Spera per Chimerevo, vi diamo appuntamento con la prossima guida, ciao!